Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Raffai da te. Questo video è dedicato ai bikers. Spero che tutti abbiate già riacceso le moto. La primavera, insomma, dai, è arrivata. Se mi seguite in questo video, vi mostro l'ultimo acquisto qui alle mie spalle, degli stivali da moto che vanno bene sia per il racing che per il touring, molto comodi e dal prezzo sotto i 100 euro. Seguitemi in questo video e andiamo subito a vederli. Ecco la scatola, questo è appunto l'ultimo acquisto. Stivali appunto da racer e da touring. Sono molto molto economici e li abbiamo anche come ci sono due colori, bianchi e neri. Ve lo mostro qui da vicino, speriamo di inquadrarlo al meglio. Slider, anche questi intercambiabili, basta soltanto togliendo le viti possiamo sostituire. Flessibilissimi e molto morbidi per il cambio, per la guida. Protezioni anche sul tallone, sulla parte superiore della caviglia e anche qua su in cima vicino al polpaccio. La chiusura è a veltro, molto, il veltro è abbastanza cioè molto resistente. Cerniera, anche qui abbiamo delle protezioni, abbiamo l'aerazione, la protezione segue tutto il tallone posteriore. La soletta sotto ha appunto per lo stile racing lo scalino dove andiamo a bloccarci appunto in pedana, quindi abbiamo un'ottima trattenuta del piede, non si scivola. La suola è in una gomma praticamente che dà un ottimo grip, un ottimo feeling sulle pedane della moto, sia in stile touring che in stile racing, quando andiamo un attimino con una guida un po' più aggressiva. La protezione per il cambio sul piede sinistro. La fattura è veramente buona. Protezione anche frontale, che abbiamo la marca, vi è sia una parte in gomma che una parte in plastica molto rigida. E anche qua la ventilazione. Questo modello l'avevo già. Ho preso un numero più grande perché appunto gli altri erano più stretti, quindi ho fatto 32.000 km con il 42. Ho dovuto prendere il 43 perché vestono secondo me leggermente più stretti, soprattutto nella parte frontale. Io di solito ho un 42, qua dopo 2 anni non male assolutamente, ma dopo 2 anni ho deciso che mi conviene prendere un attimino un po' più grande, soprattutto perché nell'utilizzo invernale o comunque primaverile, quando fa un po' più freddo, se ho un calzino un po' più grosso, mi dava un po' fastidio nella parte appunto frontale. Comodissimi anche in passeggiata, perché ovviamente una volta che li abbiamo su, se non ci portiamo dietro i borsoni con un paio di scarpe di ricambio, io con questi ho fatto anche chilometri passeggiando anche sulla spiaggia, in riva al mare e tutto, non sono assolutamente fastidiosi. Il prezzo appunto è molto economico. Dopo, se volete, vi do anche il link del sito appunto dove li ho acquistati. Siamo sotto i 100 euro per uno stivale che secondo me non ha nulla di che invidiare alle altre marche. Ovviamente non abbiamo il logo, ma dal punto di vista protezione, comfort e sicurezza non c'è assolutamente nulla da che invidiare, avendoli già visti anche le altre nei negozi e tutto. Per chi è come me, ma è un parere comunque personale, non interessa la marca, ma interessa il prodotto e anche il portafoglio. Questi, secondo me, sono uno delle possibili scelte, ma io conosco questi, quindi posso consigliarvi questo tipo di stivale che appunto è veramente confortevole. Dal punto di vista anche della trattenuta dell'acqua, siamo abbastanza protetti. È ovvio che è sempre meglio avere il calzare sopra. Se piovigina, se abbiamo dell'acqua che viene lanciata da sopra, cioè da sotto, scusate, verso l'alto, non abbiamo nessun problema. Per quanto riguarda invece l'acqua, che durante uno scroscio, durante un temporale, ok, se ci troviamo appunto per strada, l'acqua ovviamente si infiltra nello stivale. Lo stivale dentro ha una imbottitura in microfibra che dà l'aerazione anche al piede, quindi ovviamente si inzuppa l'acqua. Lo stivale appunto è molto aerato, anche dopo tanti chilometri, anche in piena estate, abbiamo sempre comunque il piede fresco. Questo è l'interno, spero di riuscire a farvi vedere bene anche l'interno, tutta la zona del velcro.
che appunto dà un ottimo grip, e dopo 2 anni anche gli altri stivali sono ancora perfettissimi, non c'è nessun problema. Altra protezione anche qui nella parte esterna contro gli eventuali impatti, che si augura non succedano mai. Niente, tutto qui. Se volete, appunto, chiedetemi il link, che ve lo do più che volentieri. A un prezzo sotto i 100 euro, quindi stivali ottimi, confortevoli. Possiamo sia fare il nostro touring, anche il racing, possiamo anche correre tranquillamente con la nostra moto. Ormai che ci sono, vi faccio vedere anche questo, 3,70 euro sotto casco in cotone, lo preferisco. Cuciture praticamente quasi a zero, e quindi non rimangono impresse per chi come me ha i capelli foltissimi, no? Non rimane lo stampo nel cuoio capelluto. Un sottocasco che ovviamente spesso nei negozi si paga molto molto di più, anche qui 3,70 euro, confortevole, e l'altro che ho preso mi è durato 2 anni prima ovviamente di consumarsi, perché ovviamente sempre consigliato il sottocasco. Nel prossimo video, se volete sempre seguirmi, recensione di questo casco AGV, un bellissimo casco anche abbastanza recente. Abbiamo appunto il K5, che è la serie, il modello. Vi presento in anteprima questo casco, comodissimo, è tutto di altissima tecnologia, ha un enorme difetto. Se mi seguite nel prossimo video lo scoprirete. Ciao, grazie a tutti per la visione e al prossimo video.